sombra de muri, muri de maine. Donde ne veni, dove le cane. Densito du val. La cantina dei Feli Carugi, che è ricca di tanti comici involontari, e non poteva mancare un comico di professione, Rinzo Sinatori. Devo parlare lei? Scattate con siete pazzo, va. E fate una cortesia, visto che prima il mago ha fatto la magia e voi avete collaborato. Alzate tutti quanti le mani per cortesia, mi fate un po' di luce in sala, sulle mani, così sulle mani tutte quante. Perfetto, anche da questa parte. Perfetto. No, lo faccio perché mia mamma ha perso la testa per un tedesco per l'Alzheimer. È convinta che sto in galera. Poi mi porto la foto e dice, ah, ecco dove è, capito com'è? Bene. Io non conoscevo Don Gallo, non c'ho nulla da raccontare su Don Gallo, però quello che avete sentito fino adesso, si parlava d'amore, 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 e giustamente io parlavo anche d'amore. D'amore è anche il fatto di convivere con una donna. Io per esempio, proprio ieri, ho festeggiato 25 anni di matrimonio. Grazie. 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 Ma lascia bene. Volevo venire con lutto al braccio. Mi sono messo la cravatta nera in segno di lutto, penso che possa bastare. No, poi adesso scherzo, perché invece l'amore è bello, anzi mi rivolgo a quelli giovani, quelli che ancora devono trovare una compagna. Voi veramente sposatevi. Sapete cosa vuol dire arrivare a casa e trovare calore, affetto, comprensione? Lei che ti viene incontro e ti dice amore come va? Sapete cosa significa questo? Significa semplicemente che avete sbagliato casa. Tranquilli, io mi sono sposato con mia moglie e lo fate tutti insieme, non lo fate l'applauso. Grazie. Io e mia moglie quando siamo sposati abbiamo solo una cosa in comune, ci siamo sposati nello stesso giorno, basta. Abbiamo iniziato a litigare il giorno del matrimonio, a tutt'oggi non l'abbiamo ancora smesso, continuiamo. Però si sa, le donne quando si sposano si vestono di bianco, perché voi donne siete a festa, noi di nero. C'è già un motivo, siamo già a lutto. E quando ti sposi devi convivere tutto, devi convivere anche il rapporto coniugale, che è fatto anche d'amore anche con la prestazione, anzi, che abbiamo sempre noi uomini, che purtroppo, se mi presti un attimo la sedia, non è mai compensata, perché noi abbiamo un grosso problema. Noi uomini abbiamo veramente, soffriamo di prestazione, ansia di prestazione, no? Avete capito cosa lo sto dicendo? O mi vergognate, dice che cosa sta dicendo questo, e già mi cagare, eh? No, è che effettivamente quando uno finisce con la donna o anche con la propria compagna, la guarda così e lui la riguarda come te. Perché c'è il dubbio, perché con l'uomo il dubbio non esiste. Raggiunto il piacere, con l'uomo la donna se ne accorge. Minchia che silenzio che ho fatto. No, l'ho messo in crisi, cioè. Quando invece è l'uomo a capire se, l'uomo rimane in dubbio così. E lei lo riguarda. No, niente, guardavo il soffitto. Pensavo domani c'è la mano di bianco e l'uomo rimane in imbarazzo perché non gli può chiedere chi è piaciuto, perché fa una figuraccia. Dico bene, donne? Sì, non deve stare zitto, deve cercare di capire. Allora cerca di divagare, tipo, hai visto Luigi? Che c'entra Luigi? Si è sposato. E allora? E dico, ci abbiamo fatto il regalo a Luigi. Perché dobbiamo farci il regalo? Magari una busta. Ma perché? Parente? 20 anni che lo guardiamo, sarà parente. Perciò rimane col dubbio e non capisco. Rimane col dubbio. E la colpa non è sempre nostra, la colpa a volte è anche di quelle donne, perché a volte quando si fa l'amore, giustamente delle donne con cui tu fai l'amore, loro dicono sì, 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 no! Sì, no! Sì, no! Oh!
o sì o no, non è per me, è per lui, mi guarda. Sono poco convinte, sono delle donne che urlano, cioè una voce urla, non capisco perché. Io una volta ho guardato e ho detto, ma che urli? Già io ho il polo del buio, tu urli, quindi non funzioni. Però alla fine la domanda fatale la devi fare, che quella ti è piaciuto. Io alla fine una volta gli ho detto, ti è piaciuto? E non l'ammetto. Non posso dire granché del tuo strumento, ma l'hai chiamato strumento, capisci? Per quel punto ho detto, vabbè, ha detto una cattedrale, va. Grazie. Però... dopo 25 anni di matrimonio, come vedi, io sono superato queste cose qua. Non c'è più nessuna prestazione, io non ho mai capito dove è il punto G. Io fino a qualche anno fa ho convinto che il punto G fosse i biscotti Calduzera. Stavo da Dio. E non abbiamo più l'ansia da prestazione, anche perché tutte e due alla sera abbiamo fatto la perfetta intera sessuale, tutte e due alla sera prima di andare a letto, io e mia moglie abbiamo entrambi il mal di testa, stiamo benissimo. Però ci sediamo davanti al televisore, e qui entra in campo la donna, ci sediamo davanti al televisore, sul divano, prendiamo il telecomando, io glielo passo e lei comanda e mi fa vedere tutto. Cotto e mangiato, uomini e donne reparto geriatrico, Beautiful, non manca, Grande Fratello, Pechino Express, guardiamo tutto. E alla fine guardiamo sempre bellissimi di Rete 4, di Canale 5. E ci sono questi film d'amore che ogni tanto quando scoppiano, tipo l'altra volta ho scoppiato Titanic, che è durato in televisione, è durato 5 ore e 40. Al cinema va a 3 ore e 20, in televisione 5 ore e 40, quando è finito io non avevo più dei maroni, ma avevo due koala che si arrampicava e mi accarezzavano la testa così. E dicevo, non ce la facciamo più, neanche io. Lei invece piangeva con le lacrime. Che è successo? Hai visto? Chi? Di Caprio? Che t'ha fatto questo? Hai visto come mi guardava? Quello guardava te. No, purtroppo. Però mi ha fatto tutta la pelle d'oca. Vale da dire, ognuno la pelle che si merita. Poi mi guarda e dice, hai visto che eroe? Chi? DiCaprio. Tu chi? Tu, io? Sì, tu. Avresti fatto la stessa cosa per salvare me. Sono scritto stronzo qua. Grazie. Thank you.